Il prodotto top, il flagship di Nubia, è lo Z11, prodotto che mi piace molto, il mio preferito diciamo, perché ha un telefono con un design premium, con un lato estetico effettivamente molto curato, si vede proprio con un telefono di fascia alta, sensore di impronte posteriori a 5 impronte, quindi posso sbloccarlo con qualsiasi dito direttamente toccando sulla parte posteriore, fotocamera da 16 megapixel con apertura di diaframma 2.0 e doppio flash LED. La particolarità sta anche nello schermo, che è un 5 pollici e mezzo full HD. La particolarità sta appunto nell'assenza di cornici. Mo guardando anche le ultime presentazioni delle aziende principali, delle major del mondo dell'elettronica, uno schermo così definito senza cornici è veramente molto bello da vedere, è leggermente spossato sui lati, completamente in metallo, molto leggero. Ha un sistema, una chip Qualcomm Snapdragon 820, quindi tanta potenza a livello computazionale, è effettivamente un prodotto da valutare se ovviamente si vuole spendere qualcosa di importante per comprare uno smartphone nuovo, ed è sempre possibile prenderlo rispetto ai 599 di listino a qualcosina in meno, pertanto va valutato. E la particolarità sta anche nella fotocamera, perché all'interno dell'applicazione dedicata, quindi trovo la modalità Pro. La modalità Pro mi permette di andare a settare, un po' come se stessi usando una reflex, tutti i parametri manuali, dal bilanciamento del bianco all'ISO, che arriva fino a 12.800, quindi un valore consistente a livello di importanza, la velocità dell'otturatore e anche la gestione del fuoco, che quindi va molto vicino alla gestione del diaframma, l'apertura e la chiusura del diaframma. Oltre al sistema una chip top, abbiamo anche 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, quindi spazio da vendere, non andremo mai a saturarlo, è difficilissimo. E ovviamente sul lato troviamo lo slot per la SIM. Anche in questo caso Android Marshmallow ottimizzato, molto leggero, batteria da 3000 mAh con consumi ridotti e quindi va ben oltre la giornata di classico utilizzo. 3000 mAh garantiscono, secondo quanto riportato, 2 giorni di utilizzo. Pertanto, per quanto riguarda questo Z11 è tutto. Passiamo all'ultimo, lo Z11 Mini S, altro prodotto importante che vediamo da vicino nel prossimo video.